Douglas Greenberg, come avete sentito da Spielberg, è l'uomo a cui Steven Spielberg ha affidato la Shoah Foundation. È l'istituto che ha lo scopo di raccogliere tutte le testimonianze ancora disponibili, ancora recuperabili sul tema della Shoah. E quindi lui ha un grande compito, avete visto che c'è già un rapporto di scambio, di collaborazione tra la Toscana, tra noi che siamo qui riuniti, e la Shoah Foundation. Ma adesso voglio che tutti ascoltiamo le sue parole, che saranno tradotte, non abbiate paura. Mr. Greenberg. Thank you very much. It's a very, very great honor. È un grandissimo onore per me essere qui con voi oggi al Forum Mandela per questo giorno della memoria. È un onore particolare per me potermi unire agli uomini e donne coraggiosi qui sul podio con me. Ognuno di loro ha provato, ha sperimentato ciò che il resto di noi non possono nemmeno immaginare, e voglio convincervi che noi dobbiamo provare. E avete già sentito le parole di Steven Spielberg, mio amico, che ha fondato l'organizzazione che io faccio andare avanti, l'istituto della Fondazione Shoah degli Stati Uniti. E sia in film che in persona sentirete questa mattina delle memorie degli uomini e delle donne che, quando avevano più o meno la vostra età, hanno sofferto degli orrori, delle tali crudeltà che la mente umana si ribella a pensarci. Il fatto che gli esseri umani possono essere così terribili e così duri di cuore nel trattamento degli altri è incredibile. Per cui sarebbe sciocco che io cercassi di spiegare a voi l'olocausto, il genocidio o il massacro di massa. Sarebbe assurdo cercare di spiegarvelo come un argomento qualsiasi da imparare in classe, una cosa da potersi spiegare da un professore come sono io. Voi sentirete di queste cose, ne sentirete parlare, ma ne sentirete parlare dalle persone che le hanno provate, che le hanno sperimentate. Per cui credo che ci sia poco che io possa aggiungere a quello che loro possono dirvi. Quello però che posso fare, e voglio farlo, è di parlare con voi per un momentino sul perché è così importante che noi manteniamo queste memorie. Perché è così importante che noi guardiamo, che noi ascoltiamo e che noi agiamo quando ci troviamo di fronte a queste esperienze atroci di coloro che hanno sopravvissuto al genocidio armeno, all'olocausto, alle bombe di Hiroshima, al genocidio in Ruanda dei Tutsi e le altre atrocità del nostro tempo, commessi non soltanto dai governi, ma da persone normali, persone come voi, persone come me. Perché dobbiamo ascoltare queste memorie adesso? Che differenza farà aver ascoltato dei testimoni? L'olocausto, in fondo, è finito più di 60 anni fa. Anche Hiroshima è lontano nel tempo e il genocidio degli armeni è quasi un secolo fa. Il genocidio in Ruanda avvenne prima della nascita di quasi tutti voi. Allora mi direte, perché dobbiamo badare a queste cose quando questi eventi sono così lontani da noi nel tempo e nello spazio? Ebbene, il nostro obbligo oggi è di vivere nello spirito della giornata della memoria che noi commemoriamo. 63 anni fa, le truppe russe hanno liberato un inferno che si chiama Auschwitz, un campo di concentrazione vicino a un piccolo paesino polacco che si chiama Auschwitz. In quel campo più di 1,2 milioni di persone sono state massacrate fra la primavera del 1942 fino all'inverno del 1945. Erano stati quasi tutti messi in camera a gas e poi cremati nel campo di Birkenau. E la maggior parte di noi non hanno sofferto e non soffriranno ciò che gli ebrei ed altri hanno sofferto a quei tempi. Però abbiamo un obbligo sempre di ricordare. Il giorno della memoria commemora la liberazione di quel campo, ma più importante ancora ci chiede di ricordare le vite di quelli che sono morti. Ognuno di loro
aveva un figlio, una figlia, ognuno di loro erano individui, esseri umani individuali, la cui vita è stata stroncata per nessun altro motivo se non per il fatto che i suoi genitori erano ebrei. Dobbiamo ricordare le vittime e i sopravvissuti di questi orrori per molti motivi. E il primo motivo è semplice, il rispetto umano. E noi siamo fortunati e dobbiamo quindi mostrare il giusto rispetto per gli uomini e per le donne che frequentemente hanno perso tutto nello Shoah, i loro amici, le loro famiglie, le loro case, i loro possessi. Ciò nonostante sono andati avanti a costruirsi una vita dopo per poter contribuire alla società in molti modi. E in secondo luogo, sebbene noi ci troviamo oggi essenzialmente per ricordarci l'Olocausto, noi siamo qui con sopravvissuti da altre catastrofi umane: il genocidio degli armeni, il genocidio in Ruanda, le bombe di Hiroshima, per cui la presenza di queste persone oggi qui devono ricordarci dell'interdipendenza che c'è in tutta la sofferenza umana e fino a che punto noi dobbiamo riconoscere la sua profondità, la sua vastità, non soltanto nel passato, ma ora. Se noi mettiamo a fuoco soltanto la sofferenza di una persona, se noi riusciamo a ricordare soltanto gli ebrei assassinati e ignorare la sofferenza degli altri, noi suggeriamo che in qualche maniera la sofferenza di certe persone sia più intensa, peggiore che non la sofferenza degli altri. Ebbene, noi dobbiamo sapere oggi che la sofferenza non conosce alcun confine di razza, alcun confine di nazione, alcun confine di religione. Noi dobbiamo sapere che la morte del bambino di qualsiasi madre è una morte che ogni madre può sentire. Noi dobbiamo sapere che se avete perso la vostra sorella, io ho perso la sorella anch'io con voi. Bisogna sapere che se mio fratello viene assassinato, tutta la famiglia umana ne viene diminuita. Ognuno di questi orrori era distinto, era un orrore a sé e i motivi per questi orrori erano vari. La natura della sofferenza delle vittime e dei sopravvissuti anche erano sofferenze variate. Però la sofferenza non conosce confini. Il dolore della perdita umana è universale e questo è il dolore che noi, coloro che sono fortunati perché sono in vita, devono riconoscere e ricordare in questa giornata della memoria. Ed è soltanto facendo così che noi possiamo riconoscere la nostra fortuna, la nostra interdipendenza. E se è vero che gli esseri umani sono collegati dalla sofferenza, deve essere anche vero che alcuni di noi sono collegati dalla nostra buona fortuna nel non avere sofferenza, nel sfuggire alla sofferenza. E quasi tutti noi in questa stanza non saranno bersaglio di violenza da genocidio. Membri delle nostre famiglie, le nostre famiglie immediate, la famiglia umana, sono stati invece bersaglio di queste atrocità, ma probabilmente la maggior parte di noi qui non lo saranno. E questa conoscenza, questo riconoscimento che noi viviamo in una sicurezza relativa, se paragonato agli armeni massacrati dai turchi, gli ebrei dell'Europa prima della guerra, i residenti di Hiroshima nel 1945, i Tutsi ruandesi nel 1959, 73 e 94, quella conoscenza che ci collega l'uno all'altro e ci collega a loro deve farci agire. Se noi non agiamo, se noi non parliamo per i milioni di massacrati, per i milioni di morti, se noi ci teniamo silenti, nessuno parlerà per loro e loro saranno stati massacrati una seconda volta.
Per cui adesso, in questo momento nella storia umana, il nostro momento, noi dobbiamo ciascuno fare tutto ciò che possiamo per far finire il massacro, il genocidio presente e futuro, riconoscendo come è stato in passato. Noi siamo testimoni nel presente, siamo a cavallo fra il passato e il futuro, e per cui commemorazioni come queste sono forse atti di memoria, ma sono insufficienti per veramente ricordare, per veramente riconoscere le vittime della violenza dei genocidi. Noi dobbiamo riconoscere e dobbiamo condannare nei nostri tempi, nel nostro tempo, in qualsiasi momento, ogni volta che lo vediamo, e dobbiamo chiedere a quelli che hanno il potere di interrompere il massacro nel Darfur e di esercitare quel potere nella causa della giustizia e nell'affermazione della vita. Questo vuol dire che noi qui dobbiamo onorare coloro di noi che vivono quello che la nostra mente riesce a stento a percepire. Però significa anche che noi dobbiamo alzare la nostra voce in difesa di coloro che non possono difendere se stessi, che siano in Darfur o altrove nel nostro mondo così travagliato. Noi dobbiamo andare via di qua determinati a continuare a lottare per quelli che non possono lottare per se stessi, perché hanno attorno a sé violenza, fame e malattia. Noi non abbiamo bisogno di ricordare che il nostro mondo è un posto travagliato, che ovunque noi guardiamo sul pianeta troviamo donne, uomini, bambini che soffrono nella mano degli assassini, dei tiranni. E se noi dobbiamo ricordarli, se noi dobbiamo ricordare i milioni di armeni massacrati nelle loro case e nei deserti dell'Anatolia, se noi dobbiamo ricordare le 200.000 vittime di Hiroshima, se noi dobbiamo ricordare i bambini massacrati nello Shoah, se noi dobbiamo ricordare i bambini massacrati nel genocidio del Ruanda, non possiamo soltanto dire, ricordiamo, noi dobbiamo insistere che altri, persone con più potere di quanto non abbiamo in mano noi, non soltanto ricordino, ma intervengano per loro. Se oggi noi parliamo soltanto e non riusciamo ad agire, anche noi non saremmo riusciti a ricordare. E il giorno della memoria deve essere un richiamo all'azione, deve aiutarci a parlare per le tante vittime dell'ingiustizia. Se non è quello, non sarà nulla. E invece che un giorno di memoria, sarà un giorno di dimenticanza. E il dimenticare è un altro tipo di massacro, ma è pur sempre un massacro. Per cui vi chiedo di ricordare, nel senso più pieno della parola, che soltanto facendo noi possiamo affermare il significato della nostra vita e della vita dei nostri esseri umani che stanno vicino a noi.